È morto a quasi 102 anni il partigiano Gilberto Malvestuto, ultimo ufficiale della brigata Maiella. È deceduto nella casa di riposo che lo ospitava da qualche anno. È una scomparsa ovviamente grave, ovviamente l'età era quella che era, quindi comunque ci ha dato molto tempo per prepararci a questa evenienza. Ciò non toglie ovviamente il dolore che inevitabilmente si crea e il vuoto soprattutto che lascia in famiglia a livello di affetti privati e per tutti gli anni trascorsi insieme. Lui è sempre stato legato alla sua Sulmona, non è mai andato fuori, e si è sempre battuto per il territorio e poi ovviamente la figura pubblica che diciamo condividevamo con la collettività, con la comunità di Sulmona, aveva ricevuto il sigillo d'oro 2 anni fa, se non sbaglio, e insomma ovviamente è una perdita che tocca tutta la famiglia, ma credo l'intera collettività, l'intera comunità di Sulmona e dell'Abruzzo. Un grande personaggio che lascia un vuoto incolmabile. Ovviamente non sta a me, ai familiari dirlo, ma è nei fatti comunque per il suo apporto che ha dato alla storia nel suo piccolo, insomma nella storia della resistenza abruzzese. Malvestuto, nato a Sulmona il 17 aprile 1921, fu il primo a entrare a Bologna liberata al comando dei partigiani della brigata Maiella, che avevano combattuto strenuamente per liberare l'Italia dai tedeschi. Fra i tanti aneddoti che mi ha raccontato nel corso degli anni, quello della liberazione di Bologna 21 aprile 1945, quello senza dubbio più sentito, ricordava sempre questa scena, diciamo, due ali di folla che accolsero loro, i partigiani, che entrarono per primi insieme ai polacchi a Bologna. Questa ragazza che ricordo sempre nei suoi racconti lo baciò sulla guancia e dicendogli un semplice grazie, che è un po' quello che insomma in tanti gli hanno rivolto in questi anni per quello che ha fatto, per la sua, insomma, per il suo trascorso, per il suo passato. Gilberto Malvestuto è una di quelle persone che ha speso la vita per la libertà e per le istituzioni. Se oggi siamo qui a parlare, se oggi abbiamo istituzioni democratiche, è anche grazie agli interventi e alla vita spesa da uomini come Gilberto Malvestuto. E lui è stato sicuramente tra questi un degnissimo rappresentante tra quelli che hanno contribuito alla liberazione dell'Italia. Ricordiamo perfettamente che la Brigata Maiella, di cui lui era l'ultimo ufficiale in vita, insieme a Ettore Troilo sono stati i primi a liberare Bologna, sono stati i primi ad entrare in Bologna con folla festante che li accoglieva in senso della liberazione.